C'è Thomas. Sapevo che non mi avreste fatto partire senza salutarmi. Ci hai regalato il più bel ricordo, le note di questa canzone. Aiutare gli amici ci ricorderà te, come hai fatto tu con Thomas e me. Ci hai regalato il più bel ricordo, il tempo che hai trascorso insieme a noi. Non scorderemo la tua tigre roar, sarebbe una cosa impossibile da far. E la tua gentilezza nei cuori ci resterà. Ti penseremo ogni sera, quando con Thomas ti sei perso in miniera. Io non me lo scordo. Ci hai regalato. Il più bel ricordo siete voi. Ci hai regalato il più... Eccoci qui! Siamo alla sosta notturna! Ah, che meraviglia la natura! Nessun tetto sui fumaioli! Cosa? Niente muri dietro ai respingenti! Io non ci avevo neanche pensato! E la musica della foresta tutti intorno a noi! Io ho tanta paura di dormire lontano da casa! Perché non ce l'hai detto prima? Non volevo che pensaste che sono un treno fifone! È normale essere agitati! Anche io avevo paura di dormire fuori casa! Anche io! Voi? Davvero? Assolutamente sì! Fare il campeggio nei boschi può sembrare spaventoso, ma è anche molto divertente! Proprio così! Ci sono così tanti giochi che si possono fare! Davvero? E quali? Ecco il trenino che allegro va, e dolcemente dalla ciminiera il vapore sbufferà! Caspita! Guarda quante costellazioni, Percy! Quello è treno! Oh, bilanciere! E quella è la piccola carrozza! Credo tu voglia dire toro, bilancia e il piccolo carro! Sapete una cosa? Forse sta iniziando a piacermi il campeggio! Mi fa piacere, Percy! Oh, perché credo sia ora di andare a dormire! Dormire? Sì, ci aspetta un'altra lunga giornata domani! Sarà meglio riposarci, così potremo fare la nostra consegna! Buonanotte, Thomas. Buonanotte, Nia. Buonanotte, Percy. Chugga. Chugga, 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 chugga. Chugga. Chugga, 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 chugga. Thomas, sì! Thomas! Percy? Per fortuna sei sveglio. Adesso sì, ma cerchiamo di non svegliare Nia. Troppo tardi. Che succede, loco amico? Ci sono così tanti rumori strani qua fuori. Come questo? È soltanto il cri-cri di un grillo canterino. Andiamo sulla spiaggia dove volano i gabbiani e vedrò un posto nuovo oggi, non domani. La brezza del mare è più fresca di così. Andiamo alla spiaggia di... Non avevo mai visto quel ponte mobile. Mai visto? Ma questa è la tua scorciatoia! Abbiamo sbagliato strada! No, probabilmente sarà nuovo. A me non sembra poi così nuovo. Comunque sia, andiamo! Dobbiamo provare la discesa almeno una volta! Sbuffi e scoppietti! Adoro i ponti mobili! Prova tu! D'accordo! Hai ragione, Thomas! I ponti mobili sono uno spasso! Tutti alla spiaggia!
qui. Per fortuna questa è una scorciatoia. Sicuramente una splendida scorciatoia. Fantastico! Wow. Crap, crap. Oh? Non mi avevi detto che incontravamo una torre idrica rosa? Una torre idrica rosa? Oh. Che bella sorpresa! Ciao, Mucca! Io sono Nia. Adoro le tue macchie. Ti va di ballare? L'ultima volta non mi sembrava di aver visto una fattoria. Ehi, Nia! Forse dovremmo muoverci! Giusto. Posso darci dentro con la mia amica Mucca un'altra volta. Ciao, Mucca. Ciao, Torre Idrica Rosa. Credo che sia da questa parte. Ehi! Ho trovato la fine del bosco! Andiamo! Oh no! Un attimo! Ma quella lì non è la torre idrica che abbiamo appena superato! No, no! Quell'altra era molto... più rosa. Davvero? Perché sono quasi certa che quella sia la stessa mucca di prima. Lo consegnerò io, sarà una passeggiata. E per finire, una menzione d'onore va a Percy. Il tuo premio, Percy, è... consegnare della vernice. Fantastico! Io adoro il rosso. Secondo voi questo è un rosso coccinella o più un rosso carrozzaletti? Ottima domanda. Controlliamo da un'altra angolazione. Scusa, Percy! Per gli ingranaggi... davvero tanto. La colpa è solo mia, ma in realtà mi piace. È più un rosso strisce da veicolo da corsa. Guarda! Chubush! Chubshum! Thomas, il tuo numero! Il numero uno è coperto! No! Per le rotaie arrugginite! Di sicuro Sandy potrà rimediare. Sì, ma le lanterne devono assolutamente arrivare a Vicarstown prima che il sole tramonti. Quindi Sandy potrà ripulirti al tuo ritorno, Thomas. Ok. A proposito di vernice, dobbiamo riempire di nuovo i tuoi barattoli, Percy. Vieni con me. Direi che vuol dire che non sei più la locomotiva numero uno, Thomas? È soltanto vernice, sono ancora il numero uno e non può fermarmi nessuno! Ops. Forse non è soltanto vernice. Non è soltanto vernice, sono ancora la locomotiva numero uno. Un po' di vernice non cambia niente. Certo che è solo vernice. Un attimo, le mucche non dovrebbero essere già qui. Ho sbagliato binario! Io non sbaglio mai binario! Cosa? Non è un grande problema, ho sbagliato binario, ma posso rimediare! Ho dimenticato di agganciare il mio carico e ho sbagliato binario. E allora? Sono ancora la locomotiva numero uno! Nessuno si accorgerebbe di questo binario rotto! Qualcuno dovrebbe aggiustarlo! Sono ancora il numero uno! Andiamo! Ah!
non avevano mai visto nulla di simile. Oh, grandioso! Abbiamo quasi raggiunto la costa. Niente più gallerie buie. No, soltanto splendide campagne panoramiche. Eh? Il ponte è alzato. E senza elettricità non possiamo abbassarlo. E ora che cosa facciamo? Kana, tesoro, tu puoi fare qualcosa? Kana, pensi di poterti collegare al ponte come hai fatto con la galleria? Che idea elettrizzante! Scopriamolo subito! Posso collegarmi e alimentare il ponte. Niente corrente, nessun problema. Senza forze. Ho esaurito la batteria. Non fa niente. Andate a Bickerstown. Io me la caverò. No! Attaccati a me, Kana! È tutto collegato, giusto? Beh, ora tu sei collegata a me e io ti porterò a Bickerstown! Bel lavoro, Percy! Sulla sinistra potete ammirare il faro di Bickerstown. Ora è spento, ma quando è acceso è... Spettacolare! Spettacolare! Davvero incredibile! Davvero magnifico! Ti ringrazio! È stato senza dubbio un tour panoramico, proprio come dicevi tu! Beh, l'elettricità è tutta collegata, ma lo siamo anche noi! Ce l'abbiamo fatta insieme! Sì! Questo tour panoramico è stato a dir poco brillante! Caspiterina, come sono simpatica! È vero! Molto spiritosa, Clarabel! Ciao ragazzi, sono di nuovo carica e pronta a partire! Perché non ci colleghiamo tutti per il viaggio di ritorno? Ottima idea! Io farò strada! Elettrizzante! Che cosa hai detto? Qui Harold, Thomas e Percy. Salve, amici. Passo. Harold! Harold l'elicottero! Wow! È davvero fantastico vederti! Ricevuto. A voi la parola. Passo. Primo ufficiale Percy, siamo di fronte a una deviazione dell'oceano! Andiamo a sinistra, verso le mucche! Credo che ci tenga molto a farti vedere quelle mucche. Sì, io e Thomas stiamo proprio consegnando un sottomarino! Il binario a sinistra! Andare verso le mucche! Sono delle belle mucche! Beh, ho una consegna al porto. Passo e chiudo. Ciao, Harold! Ci vediamo presto! Oh, non riesci a sentirmi con quelle eliche! Oh? Percy? Stai bene, Percy? Scusa, capitano, non ti sentivo con il rumore delle eliche di Harold. Sì, neanch'io ti sentivo. Le sue eliche sono rumorose. Ma Harold è fantastico. Assolutamente sì. Ma ci serve un modo per comunicare e capirci nel caso ci fossero degli altri rumori. Anche se ci sono dei rumori, i nostri fischietti sono più rumorosi. Facciamo così. Un fischio significa sì. E due no. Grandioso. E un fischio più lungo vuol dire più veloce. E due, più piano. D'accordo, chiaro. E quattro scoppiettii veloci per dire velocissimo. Uno scoppiettio e mezzo per dire un pochino più veloce. Tre fischi veloci per fermarsi e poi per ripartire. Allora... Sono molte cose da ricordare. Allora tutto chiaro? Beh... Bene. Rimettiamoci sui binari. Primo ufficiale Percy, attraversiamo velocemente quella galleria. Un lungo fischio. Ok, quello era un lungo fischio. Significa vai più veloce. È riuscito a capirmi. Ok, allora andiamo.
Percy non riesce a sentirmi dall'altro lato della montagna, devo trovare un altro modo. Oh! Eh? Oh, forte! Thomas mi sta segnalando di fermarmi! Segnalando di fermarmi! Stop! Oh, bom, 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 bom. Un'altra giornata tranquilla sul fiume, Thomas? Molto, molto tranquilla. Dov'è Thomas? Sta arrivando! Oh! E guardate, sta portando l'ogiva! Evviva Thomas! Il maggiore Thomas alla torre di controllo! Ho davvero risolto la situazione! Oh, fratello! Guardate! Il razzo è finalmente che terminato! Bello! Sì, evviva! E anche io ho portato qualcosa di importante, alla fine! Oh, intendi la tua batteria? No, intendo l'ogiva! Thomas, il razzo non può partire senza la batteria. È quella che fornisce energia. Caspita, allora è davvero importante. Ogni componente è importante. A momenti inizierà a piovere. Oh, mannaggia, il lancio sarà cancellato. Non se riuscirò a consegnare la batteria in tempo andando alla super velocità della luce. No, non so se arriverò prima del temporale anche alla super velocità della luce. Per fortuna che uno dei tuoi amici è il trenino più veloce di Sador. Stavolta sarò io a darti una bella spinta. Wow! Andiamo velocissimi! Sto volando per davvero! È ora di rimettere tutto sui binari. Pronti a raggiungere la velocità della luce! Thomas arriverà prima che inizi a piovere? Non ce la farà. Un attimo, l'avete sentito? Thomas! Durante la consegna. Ma senti qua! Grandioso! Ed è ciuffo fantastico fischiettare quando si porta un carico a destinazione. Lo so! Gordon non vuole che mi diverta a modo mio. Ti stai riferendo al tuo parco giochi di stamattina? Oh, ecco perché se ne sono andati. Le salite ripide ti spaventano. Sì, moltissimo. E per questo non le trovi divertenti? No, per niente. Infatti, il mio giro della morte non ti piaceva perché ha una salita ripida. Sì, esatto. Quindi il mio super divertentissimo giro della morte per te era super... spaventosissimo. Oh, Percy, non volevo farti sentire a disagio. E non ero l'unico. Oh? Ciao, Thomas! Percy, aspetta! Puoi farcela, puoi farcela! Ciao, Kana! Devo concentrarmi, per me è difficile fare le curve. Oh, giusto, come nel percorso a zigzag. Per questo non ti sei divertita stamattina. Sì. Ehi, Kana, mi dispiace... Ciao, Kana! Tanto! Aspetta!
effetti è piacevole sulle ruote. Oh, ecco perché continuavi a saltare nel fango invece di superarlo. Oh? Ora ho capito cosa ho sbagliato. Ho fatto delle regole perfette per me. Invece ognuno si diverte a modo suo. Ora so come rimettere tutti in pista. Ciao amici! Ho una sorpresa per voi al percorso a ostacoli. Venite a vedere! Io devo spazzolarmi la ciminiera, ecco. Sì, e io devo andare a ricaricarmi. Se ve lo chiedessi come piacere, piacerissimo tra amici? D'accordo, Thomas. Andiamo a vedere questa sorpresa. Ta-da! Il nuovo e migliorato super extra incredibile parco giochi! Ho capito che ognuno si diverte a modo suo. Quindi ho creato un nuovo tracciato con qualcosa di speciale per ognuno di noi. Ti piace la nuova zona delle super accelerate? Elettrizzante! Kana, cosa stai facendo qui dietro? Non so cosa sia successo, all'improvviso mi sono fermata. Hai finito il vapore? Io non uso il vapore, mi alimento con l'energia elettrica, ma la mia batteria è carica. Deve esserci qualcosa che non va. Cosa potrebbe essere? Non lo so, sono solo super bloccata. Come porterò i vagoni alla stazione di Vickerstown se non posso muovermi? E se io trascinassi i tuoi vagoni e te fino a Vickerstown? Ma... se tu non fossi... abbastanza veloce da arrivare prima del tramonto? Non sarò veloce come te, ma posso comunque portarvi lì in tempo. Parola di Thomas. Elettrizzante! Grazie, Thomas. Reggiti forte! Si parte! Tutto bene, Thomas? È più difficile del previsto. Ci vorrà soltanto un po' più di olio di assi. Noi stiamo per arrivare! Thomas, credi che ci sia un qualche modo per andare soltanto un pochino più veloce? Noi, non siamo soli. Eh? Thomas, potresti per favore accelerare un po'? Noi dobbiamo assolutamente arrivare ad Arwick, caro. E dobbiamo arrivarci entro oggi, tesoro. Sì, ho capito. Faccio del mio meglio. Credevo che un treno ad alta velocità dovesse essere ad alta velocità. Stiamo andando all'indietro. Non avevo mai rallentato nessuno finora. Per favore, cerca di accelerare un po', Thomas. Non c'è proprio niente che possiamo fare. Non preoccuparti, mi è venuta un'idea. Prenderemo la via alternativa. È la mia scorciatoia segreta. Grazie, Thomas. Buona fortuna. Stai bene, caro? Non perderti. Sì, non perderti. Sei sicuro che sia una scorciatoia, Thomas? Non preoccuparti. Ti ho, Thomas, promesso che ti avrei portata a Vickerstown prima del tramonto ed è quello che farò. Ok, se pensi che ci riusciremo. Aspetta! Cosa c'è? Cosa succede? Quel binario è così, così collinare, pieno di curve. I treni ad alta velocità come me si ribaltano se vanno troppo veloci. Fortuna che stai andando alla velocità di Thomas, quindi tieniti forte ai tuoi assi e preparati al divertimento. Che genere di divertimento? Ti faccio vedere. Pronta? Può darsi. Che splendida giornata per un'avventura. Aspettatemi! Cosa sono tutte quelle cose? Un avventuriero deve essere sempre pronto a tutto. Stiamo andando in una miniera, Percy. Se la miniera è allagata, il boccaio potrebbe servirmi per andare sott'acqua. E quello cos'è? Una macchina spaventa fantasmi. La miniera potrebbe essere infestata e se sono preparato non sarò spaventato. Ce l'abbiamo fatta! Ora non resta che trovare quella grotta di cristallo. Non crederanno ai loro occhi quando vedranno che la piccola Sandy è arrivata per prima.
Vuoi dire che Sandy e Diesel sono arrivati per primi? Certo. Siamo arrivati. Meglio prendere la mappa. Forza, tutto dritto. Quando ha detto che la miniera era buia e spaventosa, perché non mi sono dato ascolto? Siamo quasi arrivati. Non lo so. Questa vecchia mappa è difficile da... Forse dovremmo tornare a casa. Presto, vieni a vedere, Percy. Da che parte si va? È così buio qui, non riesco a leggere la mappa. Guardate! Da quella parte. Coraggio, grande club d'avventura. Oh, sì! Perché non mi sono iscritto al piccolo club d'avventura? Da questa parte, Diesel. Coraggio! Per te è facile. Sei così piccola che il ponte non crolla sotto il tuo peso. Beh, non si torna più indietro. Il grandissimo club d'avventura guarda sempre avanti. Guarda! Cristalli! La grotta di cristallo deve essere da quella parte. Scommetto che ci sono ragni giganti qui. Forte! Lo spero tanto. Ci saranno anche pipistrelli, centopiedi, serpenti e belli striscianti. Ce li ho addosso! Me li sento dappertutto! Non temere, Percy. Sicuramente non ci sono. Ciao, Carly. Ciao, Sandy. Chi ha ordinato un binario nuovo? Da questa parte, Locca Biga. Posa il binario. Fissa il binario. Percorri il binario. Grazie. Wow, è stato un lavoro più difficile del previsto. Mi è servito molto aiuto, dopo tutto. Il lavoro non è ancora finito. Ora che siamo di nuovo sui binari, andiamo a vedere la grande montagna di sabbia. Andiamo, Carly, non te la puoi certo perdere. E chissà se mi servirà altro aiuto durante il viaggio. Ho degli altri pezzi di binari. Arriva! La prima cosa che farò quando vedrò quella montagna di sabbia sarà fare il castello di sabbia più sabbioso del mondo. E tu, invece? Io distenderò la mia gru per vedere se è più alta di me. Scommetto che è molto più alta. E tu cosa farai, Thomas? Thomas! Siamo... arrivati? Quasi, manca soltanto una collina. Ma è una collina molto ripida. Non è il momento migliore per sentirsi accaldati e stanchi per questa sabbia pesante. Non aggiungere altro. Posso costruire un ventilatore per rinfrescarti o un bel deposito accogliente per fare un pisolino. O posso leggerti la mia storia preferita per andare a dormire. Motocarrello piccino picciò. Non è necessario, credo di avere solo un po' di sete, tutto qui. Guarda, c'è un serbatoio dell'acqua laggiù. Ci penso io. Sandy, non c'è bisogno che faccia tutto tu. So già che sei molto utile. Non essere sciocco, ci penso io. Andiamo. Attenzione, il serbatoio dell'acqua sta perdendo. Non preoccupatevi, ci sono quasi. Sandy, sta attenta. Di zona dei tuffi. Beh, adesso non ho più sete. E ora hai acqua in abbondanza da portare con te. Problema risolto. Ma Thomas non sta trasportando acqua, deve consegnare la sabbia. Oh no! L'acqua ha trasformato la sabbia in fanghiglia. Sono sicuro che la sabbia si asciugherà prima del nostro arrivo a Whiff. Andiamo! Salire sulla collina. La sabbia si rovescerà. Che possiamo fare? È tutta colpa mia. Volevo essere la migliore aiutante del mondo, non rovinare questa consegna. Non essere sciocca, non sarei mai arrivato fin qui senza di te. Aspetteremo che la sabbia si asciughi proprio qui. Sì, aspetteremo. Ah.
Se io fossi un super treno, a tutti darei una mano. Ovunque un aiuto servirà, con la super velocità. Wow! Ops! Se io fossi un super treno, userei il super vapore per sconfiggere il male. Invisibile diventare! Non vedo più né te né me! Se tu fossi un super treno, saresti così speciale. Ma se ci provi a pensare, chiunque lo può diventare. Sarei forte, saprei volare. Un super treno voglio diventare. Sarebbe bello, è vero, però sei già speciale. E questo lo so. Se fossi un super treno, sarei molto famoso. Ma anche senza superpoteri, tu sei me. Cos'è stato? Sono guai! O dovrei dire, combina guai! C'è uno dei vagoni attaccabrighe! Ops! Oggi la giornata è nuvolosa con possibile fango! Non posso far sporcare il fango! Lo schermo! Proteggere lo schermo dallo sporco sarà un gioco da ragazzi! Questa macchina combatti crimine! Bel lavoro! Hai risolto il problema! È volato via! Prendilo, Thomas! Non si deve sporcare! Ci posso provare! Oh! 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 Preso! Bella presa, Ultra Thomas! Per caso è pesante? Non per Ultra Thomas! Ok, siamo di nuovo in corsa. Avanti a tutto vapore. Volevo dire, frena a tutto vapore, frena a tutto vapore. Tu sì che hai davvero un'ultra vista, Ultra Thomas. Grazie. Non possiamo far sporcare lo schermo. Lo schermo. Ultra Thomas, alla riscossa. Cepicchia, la vecchia miniera è anche più vecchia e minerosa di quanto pensassi. E più buia, e più paurosa. Ma certo, ho la campana fortunata di Percy. Con la campana al mio fianco, niente può andare storto. Andiamo! Ho questa campana con... Oh oh!
L'avevo Thomas promesso che mi sarei preso cura della sua campana. Oh, ma non l'ho fatto. E ora cosa faccio? Dirò a Percy la verità e sono certo che tutto andrà bene. Oh? Forse la mia fortuna sta finendo. Senza la campana con... Io spio con l'occhiolino mio qualcosa di bianco e nero. È forse una mucca? Indomunato! Tocca a te! Io spio con l'occhiolino mio qualcosa di tortuoso. Intendi forse quei binari ripidi e tortuosi? Oh, oh, binari ripidi e tortuosi! Dobbiamo fare attenzione con questo carico così grande e pesante! È un gioco da ragazzi se lo facciamo insieme! Oh! Oh! I binari erano pieni di dossi! Per fortuna che stiamo andando pianino! Percy! Voglio giocare anch'io! Io spio con l'occhiolino mio! Accidenti! Lì i binari erano davvero ciuff fantastici! E avevi ragione! Andando piano insieme era davvero un gioco da ragazzi! Aspetta! Rallenta! Non credo ti abbia sentito! Dicevo a te! Per le rotaie arrugginite! Ci è mancato poco. Sì, è stato davvero entusiasmante. Però dovremmo fare attenzione se vogliamo consegnare la casa tutta intera. Sì, hai ragione. Stavo pensando solo a Percy e al nostro gioco. Io spio con l'occhiolino mio. Possiamo raggiungerli se attraversiamo quel tunnel. Andiamo! Non capisco quale sia il problema. Perché non puoi giocare con me a Io spio con l'occhiolino mio? Ecco, inizio io. Io spio con l'occhiolino mio qualcosa di bianco e nero. È forse... quella puzzola? Puzzola! Come può una sola puzzola fare tutta quella puzza? Dovresti proprio vedere la tua faccia adesso. La mia faccia? Tu sembri aver visto un fantasma verde. Andiamo, possiamo ancora raggiungere Nia e Percy. Sembrava proprio musica! Ma non il tipo di musica che cerchiamo! Oh, sì, giusto! Carly, Sandy, avete visto Gordon? Sì! Ha lasciato queste divertenti lastre di metallo ondulate prima! Avrebbe dovuto portare degli strumenti musicali a Vicarstown! Però non è mai arrivato! Forse è all'ufficio postale! Doveva andare lì dopo aver consegnato le lastre di metallo! Andiamo! Vi aiuteremo a cercarlo! Perché lo spettacolo deve continuare! Allora è vero che lo dicono tutti! Gordon! Dove ti sei nascosto? Gordon! Cos'era quel suono? Sembrava una specie di musica! Oh, sì! È vero! Stiamo trovando la musica ovunque oggi! Tranne che sul palco del concerto! Gordon ha tutti gli strumenti ed è scomparso! Ho superato Gordon sul ponte levatoio mentre tornavo! Allora andiamo lì! Sì, perché... lo spettacolo deve continuare! Come sapevi che stavo per dire questo? Solo un presentimento! Forza! Se non troviamo presto Gordon non ci sarà un concerto per nessuno! Andiamo! Deraglioso! Avremmo dovuto raggiungere Gordon ormai. Non arrenderti ancora. Sì, perché io ho la mia campanella porta fortuna.
E magari, grazie a lei, riusciremo a trovare Gordon. Percy, sei tu? Quella sembrava proprio Gordon. Io sono Gordon. Lo dicevo che la mia campanella porta fortuna. Gordon! Cosa succede? La leva che serve ad abbassare il ponte è bloccata, il che significa che sono bloccato anch'io. Se non riusciamo a portare gli strumenti ai musicisti dall'altro lato, oggi non ci sarà nessun concerto. Certo che ci sarà! Lo spettacolo deve continuare! Carly, puoi agganciarti al ponte mobile? Ci penso io! Bene! Adesso... Forse se tiriamo tutti insieme! Tutti insieme! Tirate! Ce l'avete fatta! Meraviglioso! Ottimo lavoro, gente! Adesso, se volete scusarmi, devo arrivare a Vicarstown prima dell'inizio del concerto! Percy, non ci sono più bandierine nel vagone. Non ci sono più bandierine? Ma non posso fare il mio balletto alla parata senza la bandierina. Forse ci è caduta lungo la strada. Allora dobbiamo ripercorrere il tragitto fatto da Percy. Deve pure essere da qualche parte. Io voglio venire con voi. Invece io vado alla parata e vi tengo dei buoni posti. Ci vediamo dopo. Grandioso. Andiamo. Questa era l'ultima tappa. E prima di arrivare qui abbiamo chiesto a tutti i trenini. Allora deve essere qui da qualche parte. Diamo un'occhiata. Fischiate se vedete qualcosa di arancione. Qui non c'è niente. Neanche qui c'è niente. Per caso l'hai trovata, Percy? Scusate. Credevo di aver visto la bandierina. Invece era solo Nia. Dove potrebbe essere? Eccola lì. Oh no. La prendo io. Dice! Aspetta. Torna qui. Non ci ha sentito. Dobbiamo raggiungerlo. Alla mia bandierina. Aspetta! Diesel! Oh, quindi volete giocare, eh? Provate a prendermi! Oh no! Crede che vogliamo giocare ad acchiappatreno! Diesel, aspetta! Non hai capito! Diesel si sta dirigendo in quel tunnel! Dove è andato a finire? Guardate! Da quella parte! Sono bravi! È davvero bravo! Ma noi lo siamo di più! Diesel, fermati! No, mai! Vi ho detto che non sareste riusciti a prendermi! Seguite quella bandierina! Ehi, dove state andando? Allora ho vinto io? Il mio piano non ha funzionato. Adesso non riusciremo mai a portarlo alla parata. Aspetta! Sta tornando indietro! Quasi! Troppo in alto! Persino il mio vapore non fa che allontanarlo. Aspetta un secondo! E adesso?
adesso è più lontano di prima. Questo significa che possiamo usare il vapore per spingere il palloncino dove vogliamo. Ma anche se lo spingessimo fino a Vicarstown non riusciremmo mai a prenderlo lassù. Allora è il momento di improvvisare. Improvvisare? Sì, sai, inventare sul momento. Allora ok, improvvisiamo. Ehi, se spingiamo Fluttuante verso la montagna a Belvedere potremo prenderlo dall'alto. Ma come faremo a riagganciarlo a te, Nia? Sandy e Carly hanno dei ganci. Sì, vado a chiamarle. Andrò a velocità massima e vi aspetterò sulla montagna. Grazie, Kana. Andiamo, Thomas, so come arrivare. Un po' di vapore qui e un po' di vapore lì. Ehi, guarda! Ci sono Carly e Sandy con Kana! Siamo qua su! Ehi là! Ehi, voi, laggiù! È il momento! Diamo al palloncino un'ultima spinta! 3, 2, 1... Fantastico! Fantastico! Andiamo! Più in alto del previsto. Non preoccuparti, ci penso io. Ci penso io. Sì! Ottimo lavoro, Sandy! Assolutamente fantastico! Ma non preoccuparti. Saliamo insieme. Come i vagoni delle giostre. E tu sei il passeggero tranquillo e sicuro al centro. Ti va di provare? In effetti, qui mi sento bene. Andiamo. Su, su, su per la collina andiamo. Ciuff, 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 ciuff. Pronto? Ce la posso fare. Sono al sicuro in mezzo ai vagoni. Non è così male. Mi rimangio tutto. È terribile. Non è stato poi così male, vero? È stato fantastico. Il vento in faccia, il vapore che usciva! È stato davvero spaventoso, ma non davvero, non davvero, davvero, no, no! Mi tremano ancora le ruote! Ora che si fa? Questo è il tunnel più buio e spaventoso di Sodor! È proprio come il tunnel buio pesto delle montagne russe! A me non sembra così buio e spaventoso! E invece... adesso... Abbiamo smesso di gridare? Sei davvero bravo a gridare! Sì, mi sono allenato molto. È stato come volare nell'oscurità, ma più spaventoso e più divertente. Ora che si fa? Andiamo! Questo ti piacerà! Sì, a tutti succede aver paura, è normale. Alla tua velocità il coraggio crescerà. Affronta la paura e affronta l'avventura! Te lo diciamo chiaro! Noi non ti abbandoniamo! Benvenuti al tracciato più grande, più tortuoso e più a zigzag di tutta l'isola di Sodor. Allora deve essere la curva cannone! Sì, è una grande curva che ricorda le montagne russe.
So che hai un po' paura, ma siamo qui con te, quindi se... Lo so, andiamo!